nuovo video. Oggi sono qui per fare un video in cui parlo. Sto anche preparando dei video natalizi in cui vi farò vedere dei tutorial. Ma per adesso vi voglio fare un video in cui parlo. L'idea mi è venuta sfogliando il mio diario, che è questo qui, e non a caso si chiama Energia Creativa. Nelle pagine del diario, sfogliando durante le lezioni più noiose, ho trovato delle pagine in cui viene spiegata l'origine dei nomi dei colori, e quindi ho pensato di ispirarmi a questa idea che hanno avuto loro per creare poi un video da mettere qui sul canale. E mi ha colpito la pagina sul blu oltremare. In queste pagine viene spiegato come nel Medioevo e nel Rinascimento la nobiltà veniva definita dall'avere il sangue blu. Questo fattore appunto dipende dal fatto che i nobili, non andando a lavorare, quindi non essendo contadini, non si esponevano ai raggi del sole per marcare ancora di più il loro colore delle vene, che si vedeva grazie alla chiarezza della pelle. È diventata una vera e propria forzatura, perché appunto in tutti i modi cercavano di non esporsi al sole, a differenza dei contadini oppure delle persone più povere, che erano costrette a vivere. Prima della nascita delle industrie, il blu era un colore che era veramente diffuso pochissimo ed era carissimo, perché pensate, proveniva dai lapislazzuli, venivano fatti in mille pezzi in modo da creare un pigmento che poi andava a colorare magari il capo che si voleva colorare. E i lapislazzuli si trovavano in Oriente, quindi da questo viene la dicitura blu oltremare, quindi molto lontano, quindi solo le persone benestanti potevano permettersi tutte le spese per il viaggio e per la realizzazione dei loro capi in colore blu. Lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi, e vi saluto e vi aspetto ad un prossimo video. Ciao!